questo appuntamento del ciclo di webinar Monitoraggio e Governance dei contratti ICT. Io vi saluto, vi auguro buon pomeriggio. Vi ricordo che questa iniziativa è realizzata da Formez e Agid all'interno del progetto Informazione e Formazione per la Transizione Digitale nell'ambito della linea 1 che appunto si occupa proprio della gestione della transizione al digitale. E vi dico che oggi siamo al terzo appuntamento e questo webinar segna proprio il percorso perché siamo esattamente a metà. Gli altri tre si realizzeranno entro il 21 ottobre. Vi ricordo che il tema di oggi è il piano di monitoraggio, il documento di screening. E a svilupparlo saranno i nostri due esperti, i nostri due punti di riferimento dall'inizio di questo ciclo di webinar, che sono Maria Luisa De Santis, ingegnere del servizio redazione regole tecniche e monitoraggio dei contratti di Agid, e Andrea Susa, che è il consulente di Agid, esperto di governance ICT e di monitoraggio dei contratti ICT. Vi ricordo che voi potete sempre trovare per coloro che si sono iscritti da poco a questo webinar, potete recuperare le registrazioni dei webinar precedenti e le slide dei docenti dalla nostra pagina di Eventi PA, quella di riferimento per tutto questo ciclo di webinar. Con oggi chiudiamo la possibilità di iscriversi al nostro ciclo di webinar perché da oggi diciamo, scatta l'obbligatorietà di partecipazione ai quattro webinar rimanenti per ottenere l'attestato di frequenza. Vi ricordo che l'attestato di frequenza vi verrà dato alla fine del ciclo di webinar, verrà rilasciato da Agid. Potete porre le domande in chat e vi ricordo anche che esiste per le domande che rimangono inevase o per qualsiasi commento vogliate fare, esiste uno spazio di eventi PA, di innovatori PA, scusate, di cui poi vi metterò il link in chat, in cui si possono appunto approfondire dei temi, porre delle altre domande e sviluppare discussioni anche tra i partecipanti. Allora, veniamo al programma di oggi. Io vi dico che appunto inizia Maria Luisa De Santis con questa, diciamo, con questa modalità che abbiamo trovato molto utile, che abbiamo utilizzato anche nei due webinar precedenti, che è di fare un piccolo riepilogo di contenuto di quello che è successo appunto fino adesso e di riportare anche qualche domanda dei webinar precedenti che può essere diciamo utile per affrontare l'argomento di oggi. Poi proseguirà sempre Maria Luisa De Santis con il documento di screening, vi descriverà appunto il documento di screening. Ci sarà alle 15:30 la solita pausa caffè che dura 10 minuti. Poi riprende Andrea Susa con il piano di monitoraggio. Nel tempo rimanente risponderemo alle domande che avrete posto in chat e poi chiuderemo i lavori come sempre alle 16:30. Allora, vedo che appunto siete in 150 fino adesso. Io mi auguro che gli altri continuino ad entrare perché abbiamo notato anche un aumento dei partecipanti da quando abbiamo iniziato. Un aumento progressivo perché appunto abbiamo lasciato aperte le iscrizioni che oggi si chiudono, vi ricordo. Allora, io non prendo più tempo, lascio la parola a Maria Luisa De Santis. Maria Luisa, ti chiedo di collegarti, ok, e di parlare così vediamo se ci senti. Se noi ti sentiamo, no, devi attivare il microfono. Prova a riparlare adesso, no, non ti sentiamo ancora. Ti vediamo con la webcam, non ti sentiamo ancora. Neanche adesso. Abbiamo fatto una prova però in cui ti sentivamo, adesso no, non ti sentiamo. No, non ti sentiamo. Come succede sempre, nelle prove va tutto bene e poi invece.
Dottoressa, provi a uscire di entrare dall'aula. Se vuoi dire. Giusto, giusto, il consiglio più classico, il solito. Allora, nel frattempo, vedo che siete aumentati, quindi stanno continuando ad arrivare partecipanti e quindi inizieremo, diciamo, con ad aula un po' più piena. Vi ricordo che appunto noi realizziamo questi webinar sempre il giovedì, sempre dalle 14:30 alle 16:30. Allora, vediamo se nel frattempo è rientrata. Sì, Maria Luisa De Santis, la vedo che è in aula, però Mi sentite adesso? non la vedo con. Adesso ti sentiamo, ma non ti vediamo. Ecco, Eccomi. stai collegando la webcam. Prova. Benissimo, funziona tutto, quindi io me ne vado. Dopo, Buon Patrizia. webinar, Maria Buongiorno a tutti. Scusate l'inconveniente, abbiamo fatto una prova, ma a quanto pare c'è stato qualche problema. Allora, riprendiamo con il nostro percorso formativo legato alle attività di monitoraggio. Nella giornata di oggi andremo ad analizzare i documenti che risultano tra gli adempimenti previsti dalla circolare Agile. Come accennato da Patrizia, è buon uso per noi dedicare qualche minuto al riepilogo dei contenuti del webinar precedente, in modo da consentire a tutti di rinquadrare gli argomenti che andremo ad affrontare e ai nuovi partecipanti di seguire, insomma, i concetti che esporremo di seguito. L'obiettivo del percorso formativo ai quali vi siete iscritti è proprio quello di condividere le modalità operative e gli strumenti necessari a garantire, o meglio, ad organizzare all'interno delle pubbliche amministrazioni un'attività di monitoraggio efficace. All'interno del CAD, nello specifico all'articolo 14,2 lettera H, viene prevista, viene assegnata all'Agenzia per l'Italia Digitale la funzione di definire i criteri e le modalità per l'attività di monitoraggio dei contratti IT. In risposta al CAD, Agid ha emanato e pubblicato appunto in Gazzetta il 10 febbraio 2021 la circolare 1/2021. La circolare è in vigore dall'11 febbraio e i soggetti interessati sono tutti i soggetti che rientrano nella definizione di pubblica amministrazione prevista appunto dal 165. Quindi abbiamo le PAC, le amministrazioni locali, le università, le ASL, tutti gli enti pubblici che rientrano in tale definizione sono soggetti agli adempimenti della circolare. All'interno della circolare sono previste determinate categorie di contratti, o meglio tipologie di contratti, che inizialmente dalla normativa erano stati individuati come contratti di grande rilievo, contratti T di grande rilievo, dal decreto emesso nel 93, che è stato il decreto di costituzione dell'autorità dell'AIPA, l'autorità di informatica per la pubblica amministrazione. In particolare, all'interno della circolare abbiamo individuato tre criteri per l'individuazione dei contratti, che sono il criterio economico, il criterio di interesse pubblico e il criterio legato a organizzativo e chiedo scusa, ai contratti che sono riferiti a particolari impatti sull'organizzazione delle amministrazioni. Le soglie dei contratti le ritrovate nel dettaglio nelle diciamo slide dei webinar precedenti, qui velocemente riepilogate. Ed in particolare noi andremo a monitorare, noi come Agid, contratti che scaturiscono da diciamo, gare, procedure aperte, contratti legati all'adesione a convenzioni CONSIP o accordi quadro,
Affidamenti in house, quindi abbiamo diciamo, ricoperto tutte le tipologie contrattuali adottate all'interno delle pubbliche amministrazioni, associandole a determinate soglie. Nel webinar precedente, è saltata qualche slide? Sì, nel webinar precedente abbiamo individuato, scusa, ma c'è qualche problema. Nel webinar precedente abbiamo individuato il contesto all'interno del quale collocare l'attività di monitoraggio dei contratti. Questo perché? Perché comunque l'attività di monitoraggio è un'attività fondamentale. Non solo legata al singolo contratto, ma che impatta appunto sugli obiettivi definiti a livello strategico dell'ente. A partire dagli anni 90, le pubbliche amministrazioni hanno, diciamo, sono state partecipi di un grande, processo, riformatore, diciamo, di privatizzazione dell'azienda pubblica e concetti quali obiettivi, risultati attesi, programmi, valutazione delle performance sono ormai diffuse in tutti gli enti pubblici. In particolare, durante la sessione della settimana scorsa, noi abbiamo diciamo, condiviso con voi concetti quali governance, IT governance, governance dei contratti IT e definizione, o meglio, applicazione, diciamo, della disciplina anche del project management all'interno dell'ente pubblico. In realtà il processo di definizione degli obiettivi è legato, diciamo, a livello gerarchico più alto, ossia viene definita inizialmente quella che noi indichiamo come strategia. La strategia T di un'amministrazione è il frutto del cosiddetto processo di pianificazione strategica. Il livello gerarchico più alto, o in alcuni casi il livello politico, definisce quali sono gli obiettivi strategici dell'ente nel rapporto, diciamo, con l'esterno e soprattutto sulla base di un quadro normativo ben definito. Nel nostro caso, ovviamente, parliamo di contratti IT, quindi la strategia dell'ente pubblico non può che essere legata agli obiettivi del piano triennale dell'informatica, alla strategia, per la strategia nazionale del cloud che è stata presentata, diciamo, dal ministro qualche settimana fa, obiettivi legati al piano nazionale della resilienza. Quindi, in base al contesto normativo, gli obiettivi paese e alle direttive date a livello nazionale, l'organo politico barra livello gerarchico più alto definiscono gli obiettivi strategici. A partire dagli obiettivi strategici vengono definiti i cosiddetti piani T, o meglio portafoglio, un insieme di programmi e di iniziative, quindi di progetti, che consentono il raggiungimento degli obiettivi strategici. A partire dai piani T vengono definiti i programmi, che sono appunto gruppi di progetti correlati tra loro, quindi che presentano delle interdipendenze, finalizzati sempre al raggiungimento degli obiettivi, finché non arriviamo alla cosiddetta gestione dei progetti. In questo grafico abbiamo proprio rappresentato quali sono le fasi principali, diciamo, sequenziali, attraverso le quali poi si giunge alla gestione del singolo contratto. È possibile notare quindi che a partire dal piano strategico c'è la definizione degli obiettivi prioritari, a partire dagli obiettivi prioritari vengono definiti i cosiddetti obiettivi gestionali, che si scompongono poi negli obiettivi operativi. Quindi avremo che ad ogni singolo contratto, ad ogni singolo progetto può corrispondere uno o più contratti. Di conseguenza, il monitoraggio del singolo contratto, quindi il monitoraggio del progetto, diventa elemento fondamentale per il monitoraggio del programma IT, che a sua volta è essenziale per il monitoraggio strategico dell'ente. Questo per
diciamo, condividere con voi che il monitoraggio del singolo contratto, il raggiungimento dell'obiettivo legato o degli obiettivi legati a ciascun contratto costituiscono appunto una tessera del puzzle, del mosaico, che consente il raggiungimento poi degli obiettivi strategici a livello di ente. È necessario tenere presente questo, diciamo, questo schema, questa visione all'interno dell'amministrazione, visione che deriva appunto dalla disciplina del project management, la definizione e l'organizzazione delle attività di monitoraggio risultano anche essere viste come una parte del processo, come una parte fondamentale del processo di gestione di un progetto. Io ovviamente qui non abbiamo riportato tutte le slide, ma per quelli che hanno partecipato la settimana scorsa è importante anche ricordare il ciclo di Deming, no? Plan, Do, Check, Act. Quindi la fase di controllo barra monitoraggio è fondamentale per definire delle azioni che magari possono risultare correttive per il raggiungimento degli obiettivi iniziali. Nella seconda parte del webinar, sempre della settimana scorsa, c'è qualche difficoltà con l'ordine delle slide anche. Nella seconda parte del ciclo della settimana scorsa abbiamo visto anche esposta con chiarezza e competenza da Andrea Susa la descrizione appunto del ciclo di vita del monitoraggio. Monitoraggio che entra in gioco in tutte le fasi di gestione, a partire dalla fase dell'avvio, nella fase di definizione, nella fase di esecuzione, nella fase di ex post. Quindi abbiamo un ciclo ben definito e per ogni fase sono state descritte le diverse attività. A questo punto dedichiamoci all'argomento previsto per oggi, che è appunto il documento di screening del contratto. Vi evidenzio che la circolare numero 1 prevede una serie di adempimenti a carico delle amministrazioni. Tra questi adempimenti ritroviamo, non capisco, c'è anche qualche problema nella presentazione, perdo l'ordine delle slide, non so come mai. Allora, tra gli adempimenti previsti dalla circolare, scusate, ma in questo modo è un po' difficile seguire anche il filo del discorso. Ecco, allora, tra i primi adempimenti della circolare, spicca appunto la produzione di alcuni documenti. Il primo è indicato appunto come documento di screening di ciascun contratto, il secondo è il piano di monitoraggio, ossia il piano delle attività secondo le quali l'ente intende strutturare, organizzare la propria attività di monitoraggio. In questa prima fase io vi descriverò quali sono i contenuti previsti all'interno del documento di screening. Vorrei evidenziarvi che la finalità del documento di screening è quella di dare, di fornire ad Agid, perché il documento viene inviato all'Agenzia per l'Italia Digitale entro il 30 marzo, la prima volta ovviamente che viene emesso per ciascun contratto, poi nel caso in cui ci siano necessari degli aggiornamenti entro il 30 settembre. La finalità di tale documento è quella di fornire a noi, diciamo, del gruppo di monitoraggio, tutte le informazioni necessarie per capire e valutare il contratto in oggetto. Capire e valutare in che senso? Abbiamo previsto all'interno della circolare una diciamo, valutazione da parte di Agid annuale su determinati contratti, ossia ogni anno Agid individua determinati contratti portati avanti dalle singole amministrazioni secondo criteri ben precisi.
Possono essere strategici, possono essere economici, possono essere dati da indicazioni del ministro che intende magari porre l'attenzione su determinati contratti. Quindi a quel punto Agid richiede all'amministrazione l'invio dei cosiddetti rapporti di avanzamento contrattuale. I rapporti di avanzamento contrattuale saranno oggetto del webinar della prossima settimana, quindi non ci focalizziamo su questo adesso, però ecco, facendo un passo indietro, il documento di screening serve ad Agid per valutare la tipologia del contratto e i suoi contenuti, sia in termini di economici che in termini di obiettivi, quindi per capire che tipo di attività l'ente sta portando avanti e se quel contratto, diciamo, durante un determinato periodo risulta strategico o di particolare rilevanza e quindi può essere sottoposto, diciamo, a monitoraggio diretto dell'agenzia. Il documento di screening quindi contiene una serie di dati e informazioni che possono essere strutturate in diverso modo. Le attività propedeutiche, quindi necessarie per aver ben chiari e per poter fornire tutti i dati richiesti, sono ovviamente frutto di un assessment del contratto, se così è possibile definire, no? Quindi raccolta di tutti i dati di tipo amministrativo, ma non solo, una valutazione dell'analisi del rischio e soprattutto dei vincoli contrattuali e dei cosiddetti SLA, che sono definiti a secondo della tipologia del contratto o inizialmente nel capitolato tecnico o nel progetto dei fabbisogni, a secondo se abbiamo a che fare con una procedura o con un'adesione, diciamo, agli strumenti Consip. E infine, ovviamente, nel momento in cui si decide di procedere alla stipula di un contratto, quindi all'avvio di un progetto a monte, è necessario individuare gli obiettivi e relativi indicatori di monitoraggio. Anche in relazione a obiettivi e indicatori, abbiamo deciso di dedicarvi diciamo un webinar ad hoc, anche perché vi sottolineo che la struttura del percorso formativo che stiamo portando avanti deriva anche dalle numerose richieste di chiarimento che abbiamo avuto dalle amministrazioni in questi anni, in quanto Agid ha emesso nel 2016 la prima circolare relativa al monitoraggio, la circolare 4 del 2016. Quindi dal 2016 ad oggi il gruppo ha portato avanti una serie di attività insieme alle pubbliche amministrazioni, abbiamo creato, diciamo, una community con le amministrazioni che ci hanno seguito sin dall'inizio e sulla base del lavoro che è stato fatto in questi 4 anni e sulle richieste di chiarimento abbiamo deciso comunque di supportare le amministrazioni con questo corso. Vediamo di che cosa si compone il documento di screening. Vi evidenzio che per ciascun tipo di documento che è stato richiesto da Agid o che viene richiesto all'interno della circolare, ritrovate un allegato descrittivo. Quindi all'interno della circolare avete un allegato che vi descrive i contenuti del documento di screening, un allegato che vi descrive i contenuti del rapporto di avanzamento contrattuale, e un allegato che vi descrive il ciclo di vita del monitoraggio che abbiamo affrontato nella sessione della settimana scorsa. Allora, analizziamo puntualmente i contenuti. Se avete domande, non esitate a scrivere nella chat. Seguiamo perissequamente lo schema in modo da vedere se possiamo essere, diciamo, utili in questa sessione per chiarire eventuali dubbi. Avremo quindi nel documento avremo una copertina, una descrizione del contratto, gli obiettivi contrattuali e gli indicatori, l'analisi dell'organizzazione del contratto, l'analisi degli SLA e gli allegati. Adesso li vedremo puntualmente, quindi diciamo non mi soffermo su questa slide che è semplicemente riepilogativa. Scusate questo andare, insomma, su e giù tra le slide, ma a questo punto è inevitabile. Copertina. Allora, nella copertina del documento di screening troviamo quelli che sono, diciamo, i dati amministrativi fondamentali per la gestione di un contratto, che
che sono appunto, come conosciamo tutti, però riguardiamoli insieme, denominazione del contratto, quindi oggetto puntuale, come riportato all'interno dei documenti, FIG, codice unico identificativo, codice del parere AGID. Cosa vuol dire? Il CAD prevede per determinate tipologie di contratto, al di sotto di determinate soglie, la richiesta ad AGID di un parere. Quindi AGID esprime pareri sugli schemi di contratto, nel caso in cui ci siano delle soglie che vengono superate. Quindi se il contratto è legato ad un parere emesso da AGID, si chiede ovviamente in copertina di inserirlo, in modo da avere, diciamo, eventualmente la possibilità di fare le dovute verifiche. Riferimenti delle figure cardine per la gestione del contratto che abbiamo, diciamo, nominato spesso nel corso di questo percorso formativo, che sono appunto il responsabile unico del procedimento ed il direttore dell'esecuzione del contratto, referente del fornitore. È chiaro che all'interno di un contratto il fornitore vada a definire delle figure con le relative responsabilità. Ad esempio, avremo un capoprogetto, avremo un account, quindi a seconda delle figure, ovviamente in questa fase è meglio inserire il capoprogetto. Importo complessivo, chiedo scusa, breve descrizione del contratto, ovviamente per capire con che cosa abbiamo a che fare, con un contratto di sviluppo software, con un contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria, con un contratto legato ad uno specifico progetto. Importo complessivo al netto di IVA in genere, se volete inserire anche al lordo, la durata temporale, in genere triennale o quinquennale, la data di stipula del contratto e la data di avvio. In genere la data di avvio delle attività corrisponde alla prima riunione di kick-off del progetto dove viene fatto appunto viene redatto il verbale di stipula, il verbale di avvio delle attività. Quindi, poi, a seguito della copertina, avremo la descrizione del contratto, come abbiamo detto, con le finalità, i servizi, i progetti. Finalità del contratto, ovviamente, legata al fatto che, come abbiamo visto nelle slide precedenti, un contratto in genere non è un elemento a sé stante, è comunque individuato e inserito in un contesto ben preciso all'interno di progetti, all'interno di strategie definite dall'ente, quindi è bene indicarle. È importante capire se il contratto è associato a servizi o a forniture, cosa diciamo oramai diffusa, avere contratti di diverso tipo, budget previsto ed eventuali vincoli. Per quanto riguarda gli obiettivi contrattuali possono essere ovviamente di diverso tipo. Vengono identificati attraverso un ID, viene descritto l'obiettivo, vengono descritti i relativi benefici con l'indicazione dei riferimenti al piano triennale, perché noi sappiamo che all'interno del piano triennale sono definite le azioni, i risultati attesi legati alle pubbliche amministrazioni, ma anche ad AGID e al Dipartimento. Quindi nel caso in cui il contratto sia legato, cosa che ovviamente dovrebbe essere ad una specifica linea di azione, uno specifico obiettivo del piano, è bene indicarlo direttamente. La dimensione economica o l'incidenza a secondo diciamo, dell'argomento in cui ci ritroviamo, la pianificazione e gli indicatori di monitoraggio. Anche per quanto riguarda, come vi ho detto prima, per quanto riguarda gli obiettivi e gli indicatori, avremo un webinar ad hoc. Quindi credo che finora vi ritroviate nelle informazioni, ecco, che in genere vengono fornite per individuare il contesto di un contratto. Analisi e organizzazione del contratto, dove rivediamo appunto, nel caso diciamo sia di servizi di grande complessità che servizi di bassa complessità, chiedo scusa, contratti, è bene ovviamente definire l'organizzazione legata al contratto, quindi tutte le figure coinvolte, le responsabilità e i ruoli associati a ciascuna figura.
modo da evitare di trovarsi in difficoltà. Tutti sappiamo che, insomma, visto anche lo scarso, diciamo, il problema noto delle risorse tecniche, del numero delle risorse tecniche competenti all'interno dell'ente, sappiamo che, insomma, in genere le figure associate al contratto sono una o massimo due. Analisi degli SLA e allegati al documento di screening. Per quanto riguarda gli allegati, ovviamente tutta la documentazione utilizzata e gestita all'interno del procedimento, se vogliamo essere puntuali, risulta necessaria. Quindi parliamo di capitolato tecnico, nel caso in cui si parli di una procedura aperta, di una gara, di un affidamento, o nel caso in cui ci riferiamo a strumenti CONSIP, quindi progetto di fabbisogni, piano di fabbisogni, quindi tutti i documenti grazie ai quali è possibile individuare cosa è stato pianificato in termini di tempistiche di attività e di budget economici, e cosa poi alla fine è stato contrattualizzato, quindi progetto di fabbisogni. Offerta del fornitore, piani della qualità, della sicurezza e piano generale del contratto. Ovviamente non esiste, diciamo, una checklist definita, nel senso che poi, a seconda dell'amministrazione, come ha gestito al proprio interno il procedimento, nel senso che non vi richiediamo ovviamente di produrre documentazione specifica, vi chiediamo di darci delle informazioni, diciamo, complete per poter ricostruire la storia e ovviamente anche l'avanzamento in fase di esecuzione del contratto. Mi interrompo un attimo, leggo la domanda perché così evitiamo di, diciamo, cambiare argomento, perché poi quando le sessioni sono, diciamo, pratiche e tecniche è complicato poi riprendere. Mi chiedono, sarebbe utile avere Massimo Troiani, avere tra i materiali anche uno schema tipo. È possibile? Le dico di sì, e tra l'altro è pubblicato sul sito nella sezione monitoraggio. Abbiamo proprio pubblicato un facsimile del documento di screening. Lo possiamo anche navigare magari successivamente. Diciamo, in questa fase analizziamo puntualmente i contenuti in modo che ci potrebbe essere qualche problema. Certo, dopo vi giro anche il link sulla chat. Ah, una precisazione va bene per quanto riguarda l'organizzazione del contratto. Abbiamo detto, insomma, che ci possono essere diverse figure coinvolte, c'è la classica matrice di ruoli e responsabilità che alcuni di voi conoscono. Per quanto riguarda gli SLA, ovviamente è prevista anche una sezione dedicata all'analisi dei Service Level Agreement. Sono riportate in particolare le informazioni relative agli SLA e ai KPI applicabili e ovviamente l'amministrazione deve anche valutare l'effettiva applicabilità degli SLA, che in genere sono definiti diciamo, a monte. Scusate, vi ripeto, c'è qualche problema oggi. Un altro momento importante, e un'altra sezione importante, è quella legata appunto agli obiettivi contrattuali. Per quanto riguarda gli obiettivi e la definizione degli indicatori di monitoraggio, diciamo, vi confesso che in molti casi abbiamo diciamo, effettuato un'analisi degli obiettivi legati ai contratti insieme alle amministrazioni. Spesso, nel momento in cui vengono definiti i documenti di gara, presi insomma, dalla gestione del singolo contratto, si perdono di vista alcuni obiettivi.
È per questo che noi ribadiamo il concetto dell'indicatore, dell'obiettivo, che deve essere comunque misurabile e quantificabile, poi lo affronteremo, ripeto, più avanti, ma avrete già sentito parlare tutti degli obiettivi SMART. E il contratto, anche come singolo, elemento, è associato a degli obiettivi. E vengono definiti a monte una serie di indicatori che noi indichiamo indicatori di monitoraggio, che possono essere di vario tipo. In particolare li ritrovate alcuni esempi e diciamo, abbiamo provato a definire una metodologia, una modalità per l'identificazione sia degli obiettivi che degli indicatori, perché ovviamente a monte della definizione dell'indicatore ci deve essere la definizione dell'obiettivo. Al link che è indicato troverete questo documento all'interno del quale ci sono anche degli esempi legati agli indicatori, alle tipologie di contratti, diciamo, basilari, quali una fornitura hardware, servizi di manutenzione, ordinaria o straordinaria. Insomma, proprio per dare un'idea di come poter poi, a seguito, alla fine della chiusura del contratto o anche durante l'esecuzione del contratto, per poter mettere in atto una serie di, come dire, azioni correttive, come poter appunto, verificare l'andamento del contratto. In particolare, ribadisco nuovamente che sono fondamentali i riferimenti agli obiettivi sia del piano triennale, a questo punto anche gli obiettivi del piano nazionale della resilienza, perché comunque noi sappiamo che è importante perseguire degli obiettivi definiti a livello paese, PNRR, scusate. In questo. Diciamo che, ripeto, l'ordine è stato un po', così disorientato, quindi direi avete, a questo punto delle osservazioni, delle domande sulle quali vogliamo soffermarci, perché ho visto che ce ne sono alcune, o vogliamo riprendere magari qualche tema, visto che il documento, adesso posso proiettarvi magari col link. Allora, leggiamo un attimo questa domanda e poi vediamo di continuare di approfondimento sul documento di screening che, ripeto, è un riepilogo dei dati fondamentali del contratto. Però in questo percorso abbiamo ritenuto doveroso doverlo comunque ribadire. Allora, Sara Calabrese mi chiede, a questo punto la leggiamo. Se rientrano tra i contratti da monitorare anche quelli stipulati da in-house di una PA, e poi vorrei sapere se i contratti da monitorare, perché rientrano nel piano triennale, devono avere un certo valore economico per monitorarli oppure no. Allora, immagino che Sara Calabrese si sia iscritta oggi, nel senso che questo sia il suo primo webinar, immagino. Comunque lo ribadiamo per tutti. Allora, i contratti, la tipologia di contratti da monitorare sono stati, diciamo, illustrati nel primo webinar, ma nel dettaglio sì, la risposta è sì per quanto riguarda gli affidamenti in-house. Gli affidamenti in-house sono soggetti a monitoraggio obbligatorio, quindi con una particolare soglia, che se non sbaglio è 5 milioni di euro, sì. La seconda domanda è se i contratti da monitorare rientrano nel piano triennale devono avere un certo valore economico. Allora, diciamo che i contratti associati al piano triennale potrebbero essere soggetti a monitoraggio a prescindere dalla dimensione economica. Poi, a secondo che il contratto rientri nelle adesioni, nelle diverse tipologie, ossia se è un contratto generico, sia una procedura CONSIP o una convenzione, ci sono anche indicate le soglie per la tipologia del contratto adottato. Ma comunque in genere i contratti che rientrano nel piano triennale devono essere sotto monitoraggio obbligatorio. Adesso vi inserisco anche il link che mi avete chiesto del documento di screening, se riesco
Successo qualcosa? Ok, no, va bene. Scusate, ma ripeto, c'è qualche problema tecnico oggi. C'è qualche, come diceva Andrea, fantasmino, perché siamo al terzo webinar, insomma, nei primi due non abbiamo avuto nessun tipo di problema. Allora, Francesca Zampa mi chiede: nel caso di affidamenti in-house, pluriennali e omnicomprensivi, esistono indicazioni? Affidamenti in-house pluriennali, ok. Indicazioni, ripeto, non capisco. Cioè, lei ci sta chiedendo se noi abbiamo dei documenti da fornirvi come esempi? Francesco Zampa, esatto, sì. Allora, no, da questo punto di vista noi non entriamo nel merito, nel senso che gli affidamenti in-house sono comunque soggetto a monitoraggio. Ora, per gli affidamenti in-house, voi dovete comunque rispettare, insomma, gli adempimenti previsti, quindi gli schemi dei documenti da inviare ad Agid da noi vengono forniti. Ma per quanto riguarda le indicazioni e le specifiche di come gestire gli affidamenti in-house, noi non entriamo nel merito di questo, se ho capito bene la domanda. Ok. Quindi noi monitoriamo anche i contratti che l'in-house stipula con i suoi fornitori. Questa è una domanda un po' più complicata, nel senso che dipende dalla tipologia di contratto. Se riesce a farmi una domanda un po' più specifica, perché comunque bisogna essere chiari, la circolare prevede attività di monitoraggio per i contratti associati all'in-house. Poi, cosa fa l'in-house? Come gestisce l'in-house al suo interno le attività? Sono a carico dell'in-house, almeno dal punto di vista del monitoraggio IT, che sia chiaro. Poi entrano magari altri aspetti in gioco, ma che non sono di competenza del gruppo di monitoraggio. Ecco. Noi ci limitiamo a svolgere e a verificare, anzi verificare non è neanche bello, a condividere con voi determinate attività e avanzamenti dei contratti legati però agli accordi che avete, i contratti che avete tra la pubblica amministrazione e la in-house. Il livello successivo è, diciamo, è border, se mi concedete questa espressione. Per quanto riguarda vorrei fare un passo indietro con voi, perché vedo che comunque le domande sono fondamentalmente legate alla tipologia di contratti. Quindi questo mi fa pensare che la discussione, però, la descrizione, o meglio, del contenuto del documento di screening vi sia, insomma, chiara, anche perché comunque sono dati che vanno riportati all'interno di un documento, semplicemente in uno schema, in uno standard non imposto, ma comunque sono dati che, come tutti sappiamo, il responsabile del procedimento e il direttore dell'esecuzione del contratto devono avere a disposizione. Insomma, quindi vi chiediamo semplicemente di schematizzarli secondo un nostro standard. Se mi consentite, vi sottolineo che comunque organizzare i dati e i documenti legati al contratto sin dall'inizio in una forma chiara che vi consenta poi di reperire i dati necessari durante l'avanzamento del contratto è fondamentale, perché poi vedremo che durante il contratto noi avremo a che fare con gli stati di avanzamento, quindi stato di avanzamento lavori e stato di avanzamento contabile. Quindi sì, fondamentalmente si confronteranno i dati, i risultati attesi, le attività rispetto delle milestone, quindi tutti i parametri, se vogliamo indicarli così, definiti in fase di pianificazione. E la pianificazione è descritta nei tutti i documenti che vengono, diciamo, utilizzati per la gestione del singolo contratto. Vedo che c'è un'altra domanda, però.
Quindi vi ribadisco che comunque da questo punto di vista è necessario mantenere l'informazione. Se volete faccio un veloce riprendo la slide delle tipologie contrattuali perché mi pare che ci sia un po' di confusione per alcuni di voi. So che l'argomento è stato trattato nella prima lezione, infatti sinceramente immaginavamo che poi ci potesse essere questo tipo di problema, nel senso che chi si è iscritto alla sessione di oggi ovviamente fa fatica perché le prime due sessioni sono state comunque corpose, perché 4 ore insomma di webinar, fortunatamente ci avete seguito in tanti e questo insomma, ci conferma che è una materia, che è il monitoraggio, che è un tema che va approfondito con la dovuta attenzione. Mi chiedono, la leggo perché altrimenti mi sembra insomma poco cortese anche nei vostri confronti. Mi chiedono, la domanda è: il piano triennale sancisce l'obbligo di migrare al cloud per tutto l'IPA, quindi potenzialmente ogni nuovo servizio, anche se di lievissima portata, dovrà essere attivato in cloud, quindi dovrebbe essere monitorato ogni nuovo servizio anche solo in quanto attivato in cloud. Allora, la riflessione da fare è a monte, ok? Non si va a monitorare il servizio, il monitoraggio è legato ai contratti IT. Se effettuate, stipulate meglio, un contratto che rientra nelle tipologie previste dalla circolare, dovete effettuare il monitoraggio obbligatorio. Ok? Il caso in cui i contratti poi siano legati al raggiungimento degli obiettivi del piano triennale, in alcuni casi è anche indipendente dalle soglie economiche. Comunque voi dovete riferirvi alla tipologia contrattuale. Dovete effettuare un rinnovo di un servizio oppure stipulare un nuovo servizio, un contratto di manutenzione ordinaria, di sviluppo software, se il contratto rientra nella tipologia, ossia se è un contratto superiore a 10 milioni di euro ed è frutto di una procedura aperta, o se è un contratto legato a un'adesione Consip, c'è comunque un elenco preciso. Se volete, comunque nel riepilogo iniziale ritrovate la seconda slide che è un grafico. Vi consiglio a questo punto di rivedere, se non ritenete opportuno rivedere il webinar, di rivedervi almeno le presentazioni. Nella presentazione del primo webinar trovate descritte le soglie e le tipologie contrattuali, che comunque sono riprese all'interno della circolare, ovviamente. Noi le abbiamo rappresentate in modi diversi per cercare anche di far scivolare meglio il webinar, visto che comunque la tematica è alquanto impegnativa. Non c'è problema, va bene, lo approfondiremo. Altra riflessione mi dice Itano Della Nuce riguardo le PA che hanno le società in house, per esempio con le in house non serve richiedere il CIG. Sì, è una domanda. Ci sono delle agevolazioni per le in house sicuramente, ovviamente nel caso in cui non abbiate a disposizione, ma per dei motivi più che leciti, ossia legati alla normativa, legata alla gestione di determinati contratti, insomma, quei dati ovviamente non vi vengono richiesti. Noi vi richiediamo quelli legati al contratto che avete, insomma, a vostra disposizione. Ok, sì, mi rendo conto che, diciamo, le in-house, non so quanti, degli iscritti di oggi, forse sarebbe stato interessante inserirlo all'interno del monitoraggio, sono legati a società in-house e mi rendo conto che le amministrazioni che hanno le in-house sono, insomma, prese un pochino magari alla sprovvista da questa circolare, però, insomma, comunque è stata pubblicata e si ritrova in Gazzetta Ufficiale dall'11 febbraio. Insomma, sì, sono d'accordo. Va bene, allora a questo punto io direi, me la faccio rivedere, ma ecco, giusto perché la maggior parte delle domande si concentrano su questo, almeno oggi. Quindi
Questa è la slide che fa riferimento alle tipologie di contratti. Come vedete, c'è un valore complessivo di 10 milioni di euro per i contratti legati a procedura aperta. Poi, nel caso di proroga pluriennale, ci sono altre soglie. C'è una procedura Consip maggiore di 10 milioni di euro, la soglia. Affidamenti in-house maggiore di 5 milioni annui. Quindi credo che tra i partecipanti, insomma, mi confermerete che insomma, le in-house hanno affidamenti ben più alti. Quindi la maggior parte dei contratti legati agli affidamenti in-house saranno soggetti a monitoraggio obbligatorio. Insomma, se avete comunque delle, perché vedo che arrivano anche delle domande un po' più specifiche, quindi se avete necessità di chiarimento alla fine della presentazione, comunque trovate i nostri riferimenti delle mail e quindi potete tranquillamente porci delle domande, diciamo, ad hoc, e poi le affrontiamo in separata sede, perché comunque mi rendo conto che insomma, la situazione diventa abbastanza complicata nel momento in cui c'è un gran numero di contratti. Vi evidenzio anche a questo punto, visto che la maggior parte non ha seguito, non si preoccupi, è dovere, visto che la maggior parte non ha seguito, vi faccio presente che una volta individuati i contratti che avete in essere, che rientrano nella tipologia di contratti previsti dalla circolare, dovete redare una lista dei contratti ed inviarla ad Agid formalmente e pubblicarla sul sito dell'amministrazione di trasparenza. Quindi suggerisco ai, diciamo, partecipanti degli enti pubblici che non hanno ancora effettuato questa pubblicazione di concentrarsi in prima battuta su questo. Perché comunque è cosa fondamentale che noi sappiamo quali contratti ciascuna amministrazione ha al proprio interno che rientrano all'interno delle tipologie previste dalla circolare. Vedo che il tempo è scorso velocemente, insomma, mi scuso per qualche, diciamo, passaggio improprio, ma la presentazione avevamo qualche piccolo, insomma, problema. Lascio la parola a Patrizia e insomma resto magari a disposizione se volete In scrivere realtà, qualche Maria altra Luisa, domanda. siccome hai risposto alle domande contestualmente alla presentazione, noi abbiamo altri 10 minuti, 8 minuti prima della pausa caffè. Non so se arrivano altre domande o se te le vuoi prendere per fare un approfondimento rispetto a qualche argomento che hai già esposto. Come vuoi tu, se no anticipiamo la pausa caffè. Allora, se c'è qualche altra domanda, io rispondo volentieri. Per quanto riguarda, sì, ho visto che qualcuno mi ha scritto che approfondiremo in un'altra sede, perché comunque diciamo che le domande legate all'in-house sono, diciamo, un po' più spinose e meno generali, hanno carattere più, diciamo, particolare, quindi è meglio sfruttarle in un secondo momento. Piuttosto io utilizzerei questi 4-5 minuti magari per ribadire, visto che insomma dalle domande, come detto prima, è chiaro che la maggior parte dei partecipanti non ha partecipato ai primi webinar, vi evidenzio che oltre l'invio della lista dei contratti, il primo adempimento, diciamo che l'adempimento base, è quello appunto della nomina del responsabile del monitoraggio. All'interno della circolare è prevista l'individuazione della figura come responsabile e che può essere un funzionario apicale o una funzione ricoperta dallo stesso RTD. Quindi in questo caso è necessario comunque procedere con la nomina, con atto formale, perché la nomina è formale e obbligatoria e deve essere inviata ad Agid direttamente. Quindi questi sono gli adempimenti, i primi, ovviamente, i primi adempimenti. Poi nella sessione, diciamo, successiva alla mia, che terrà Andrea, e in quella della prossima settimana, vedremo nel dettaglio il piano di monitoraggio, il rapporto di avanzamento contrattuale che in realtà diventa documento master.
Ecco, Renato Serra, come avevo spiegato prima, magari le domande legate agli affidamenti in-house, però la sua è una domanda molto generica, quindi a questo punto la leggiamo, rispondiamo velocemente per rispettare i tempi. Mi viene chiesto di chiarire meglio la disposizione in caso di affidamenti in-house. Il monitoraggio si applica direttamente a tutti gli affidamenti se il valore complessivo è superiore al netto di 5 milioni di euro. Cosa non è chiaro? Che cosa, diciamo, può creare, dubbi o cattive interpretazioni? Tutti gli affidamenti che superano quella soglia sono oggetto di monitoraggio obbligatorio, il che vuol dire che comunque, ma ripeto, come sottolineato in diverse occasioni, l'attività di monitoraggio è un'attività che comunque la pubblica amministrazione dovrebbe fare a prescindere dagli adempimenti di Agid. E credo che comunque in ciascuna amministrazione venga fatta. Diciamo che vi viene richiesto di effettuare una sorta di collage dei dati e delle informazioni che avete a disposizione, ma non ci sono dati aggiuntivi se non quelli che vengono, diciamo, utilizzati dalle figure di riferimento contrattuali che sono, ribadisco, RUP e DEC, per una corretta gestione del contratto. Quindi capisco che la domanda, forse la domanda voleva essere: dobbiamo sottoporli tutti a monitoraggio? La risposta è sì. La risposta è sì. Tutti i contratti che superano le soglie indicate. Se volete, ribadisco, per le persone che sono in house, possiamo anche provare ad organizzare degli incontri mirati o dei tavoli di lavoro per darci delle linee, delle indicazioni su come poter procedere. Ovviamente, insomma, massima collaborazione. Sì, tutti i contratti che superano quelle soglie. Fatto eccezione di nessuno. Ovviamente l'amministrazione può dare un ordine di priorità, può organizzarsi all'interno del proprio gruppo, delle modalità di lavoro, ma se la domanda era quali, ribadisco, è chiaro, è quella, la soglia stabilita per l'in-house. Va bene, a questo punto io... Se ho 5 contratti da 1 milione di euro, Italo Della Nuce, io faccio fatica a seguirla. Non capisco quale sia la differenza con la domanda che è stata posta in precedenza. Affidamenti in-house, tutti i contratti che superano i 5 milioni di euro sono soggetti a monitoraggio. Se lei ha 5 contratti da 1 milione di euro, tutti e 5 vanno sotto monitoraggio obbligatorio. Direi che insomma, possiamo... Patrizia, magari dare la pausa in anticipo di qualche minuto, perché comunque penso Ok, allora se possiamo di considerare essere. conclusa questa prima parte, fermo restando che poi se vi vengono in mente altre domande, naturalmente abbiamo ancora uno spazio per richiamare Maria Luisa De Santis a rispondere. Io vi darei adesso come tempo di pausa, quindi dalle 15:28 ci ritroviamo alle 15:38 qui, tra 10 minuti con la possibilità di prendere un caffè. Allora, grazie e a tra poco. Quindi io invito tutti quanti a rientrare per ascoltare la comunicazione di Andrea Susa, che riguarda il piano di monitoraggio. Allora, vediamo se le slide, Andrea, funzionano bene, se che tu non abbia gli stessi Ci problemi che ho avuto Maria vediamo. Luisa. Ok, allora ti Adesso vediamo. vediamo e ti sentiamo e quindi io sparisco. Buon webinar. Salve, buon pomeriggio a tutti. Entriamo adesso a parlare del piano di monitoraggio. Come abbiamo già detto nelle scorse puntate di questo webinar, il monitoraggio essenzialmente lo vediamo come un progetto e come tutti i progetti deve avere un piano di attuazione. Il piano di monitoraggio quindi non è nient'altro che il piano
nel quale vengono identificate non soltanto le attività. Vi ricordo che nel project management in generale il piano non è il Gantt, non è la VBS. Il piano è un documento articolato che descrive in modo chiaro praticamente chi fa cosa, come e perché e quali sono i deliverable. Quindi in generale il piano di monitoraggio è pensato come il piano classico del project management applicato alla fase di verifica e controllo dell'esecuzione del contratto. In modo particolare, un piano di monitoraggio potrebbe essere tranquillamente utilizzato dal RUP e dal DEC senza bisogno di fare monitoraggio. Il piano quindi è concepito come un documento, come un contenitore che ha al suo interno che cosa? Obiettivi e finalità, l'organizzazione, i vincoli, la parte di pianificazione, milestone e deliverable. Quindi un piano è semplicemente un documento generale che sarà vivo per tutta la durata del contratto. A differenza del documento di screening, che è una fotografia, una baseline a inizio contratto, il piano di monitoraggio per sua stessa natura è un piano che deve essere mantenuto vivo. Quindi l'idea che cos'è? È che il piano abbia una periodicità fissa, 3-6 mesi, a seconda delle esigenze dell'amministrazione, della sua organizzazione interna. Il piano, per come lo possiamo vedere noi, può essere diverso a seconda se le attività di monitoraggio vengono svolte dal responsabile del monitoraggio con un gruppo interno oppure dal responsabile del monitoraggio con una società esterna a supporto. L'AGID ha prodotto due template per quanto riguarda i piani di monitoraggio, un template per i gruppi interni e un template per i gruppi esterni. Qui troverete praticamente in tutte queste slide un link che vi rimanderà direttamente al documento che abbiamo predisposto, è un template di base che però qui andiamo a analizzare. Le classiche, diciamo, tematiche che devono stare in un piano di monitoraggio sono ovviamente descrizione del contratto, documentazione di riferimento, processo e procedure di monitoraggio o comunque un rimando a queste procedure se esistono all'interno dell'amministrazione, organizzazione e responsabilità, risorse, modalità di comunicazione, gestione del rischio. Abbiamo messo opzionale perché sappiamo che è comunque una tematica molto tecnica, ma che in realtà dovrebbe comunque essere mantenuta e gestita, vincoli e dipendenze esterne, deliverable previsti e criteri di accettazione, perché ricordiamoci che comunque le attività vengono svolte da un gruppo, quindi c'è sempre un'autorità superiore che deve approvarli, e questo è il responsabile del monitoraggio. La gestione delle ripianificazioni e poi la struttura praticamente delle attività suddivisa in VBS. E poi il Gantt. Quindi, come vedete, il documento, il piano non è il Gantt. Questo è un classico problema che si affronta in tutti i progetti, in tutti i corsi di project management. Allora, andiamo a vedere esattamente queste attività. La prima, la descrizione del contratto. Ora, è importante questo. La descrizione del contratto noi la prendiamo, almeno per il primo piano, dal documento di screening, dove c'è un capitolo ad hoc. È importante però che teniamo conto una cosa, non è una ripetizione. Come vi ho detto prima, il documento di screening è una baseline, è una fotografia. Invece il piano di monitoraggio è un documento vivo. Che cosa succede praticamente? Che obiettivi e servizi all'interno di un contratto potrebbero modificarsi. Potrebbe esserci una variante in corso d'opera, ci potrebbe essere l'attivazione di un sesto quinto, la modifica dei budget contrattuali, addirittura l'attivazione di servizi complementari. Quindi questo paragrafo non è un paragrafo che è ripreso ovviamente dal documento di screening e rimane uguale, potrebbe modificarsi nel corso d'opera. Questo è il motivo per cui viene riportato anche nel piano di monitoraggio, che se non ci sono modifiche, ovviamente il contratto va avanti tranquillamente e rimane negli stessi binari previsti in fase di progettazione, il documento rimane invariato. Se invece, come spesso accade nei contratti, si cambiano gli obiettivi, si cambiano tutta una serie di attività, allora è ovvio che
questa parte del paragrafo viene cambiata. Che cosa contiene questa parte? In modo particolare i servizi contrattuali previsti, i budget, la progettualità, progetti nuovi che possono entrare e così via. Ci siamo? Quindi questa praticamente è la parte iniziale, la descrizione del contratto in termini di tipologia di servizi, risorse, budget, progettualità e poi andremo a vedere organizzazione, quella che è stata stabilita in generale, quindi essenzialmente parliamo del RUP e DEC per l'amministrazione, del RUAC, responsabile unico delle attività contrattuali, questa è una denominazione classica CONSIP, per il fornitore. Allora, se andiamo avanti, vi ricordo, ripeto, il link che trovate qui a destra rimanda direttamente al template per il monitoraggio interno, al documento che abbiamo predisposto come Agid. L'altro paragrafo, il secondo, è la documentazione di riferimento, cioè la documentazione contrattuale che poi dovrà essere allegata al piano di monitoraggio. Ovvero, qual è la documentazione che serve? Quindi in questo paragrafo ci si aspetta semplicemente una lista, una tabella dove sono elencati i documenti che poi alcuni di questi dovranno essere posti in allegato. Quindi abbiamo sicuramente contratto, capitolato e gli allegati che sono legati quindi alla procedura, alla procedura di gara. Ovviamente, molto spesso sappiamo tutti che nei contratti, nelle procedure di gara, molte, diciamo, piccole variazioni vengono fatte attraverso le risposte ai quesiti. Quindi, se sono stati fatti molti quesiti e quindi ci sono molte risposte che hanno precisato, ad esempio, la parte tecnica, eccetera, sarebbe opportuno che vengano allegati anche queste. La documentazione dell'amministrazione di riferimento, quindi tutto ciò che è applicabile alla gestione del contratto. Ad esempio, le amministrazioni potrebbero aver definito un proprio regolamento per i collaudi oppure per le verifiche di conformità, potrebbero aver definito praticamente un proprio regolamento per l'emissione del certificato di regolare esecuzione e così via. Quindi l'elenco della documentazione applicabile dell'amministrazione. Ricordo che il piano di monitoraggio è il piano del responsabile del monitoraggio, ma che riporta praticamente all'RTD da una parte, ma anche per le attività al RUP e il DEC. Quindi è importante che questi documenti vengano identificati. Poi c'è la documentazione del fornitore e qui entriamo praticamente in un ginepraio. Che cosa è? Che cosa si chiede essenzialmente? Cosa si intende quando si parla di documentazione del fornitore? Sicuramente l'offerta tecnica e l'offerta economica, anche il piano generale di progetto. Ricordo che chi aderisce ad esempio alle convenzioni CONSIP, agli accordi quadro CONSIP, ci sono due documenti che sono il piano dei fabbisogni e poi c'è il progetto dei fabbisogni. Ecco, questi non sono un piano generale di progetto. Piano generale di progetto del fornitore è un piano speculare al piano di monitoraggio, anzi vedremo che il piano di monitoraggio si basa sul piano generale di progetto del fornitore, nella quale sono identificati gli obiettivi contrattuali, i servizi continuativi e così via, e soprattutto le attività che vengono svolte con i punti di controllo, cioè esempi collaudi o le verifiche. Quindi il piano generale di progetto, piano generale di contratto, non è il piano o il progetto dei fabbisogni. Comunque, le varie procedure che il fornitore metterà praticamente in atto per l'esecuzione del contratto, il piano della qualità, il piano della sicurezza. Chiunque gestisca contratti, ad esempio, diciamo, abbastanza grandi e sicuramente si sarà trovato di fronte al piano della qualità, che è il classico documento che viene approvato di default senza neanche andarlo a verificare. Bene, fate attenzione, l'approvazione del piano della qualità comporta a volte tutta una serie di problematiche successive, perché nel piano della qualità il fornitore vi deve indicare come, ad esempio, misurerà gli SLA, i Service Level Agreement, cioè i livelli di servizio. Quindi è importante che il processo e le misurazioni che sono scritte nel piano della qualità siano coerenti, altrimenti vi potreste trovare
nella situazione di avere tantissimi SLA e nessuno di questi in realtà è misurabile. Il piano della sicurezza, questo è un documento sul quale Agid punta molto, cioè in ogni contratto ci dovrebbe essere un piano della sicurezza, ovvero un documento integrato che spiega quali sono i processi e soprattutto le procedure che mette a disposizione il fornitore per erogare i servizi in sicurezza. Attenzione, non parlo di sicurezza dal punto di vista del lavoro, parlo di sicurezza dal punto di vista informatico. E tutta questa documentazione dovrebbe essere disponibile nella famosa BIM di cui abbiamo parlato velocemente la scorsa volta, cioè la base informativa di monitoraggio. Quindi sicuramente abbiamo bisogno di avere un elenco, e questo paragrafo è semplicemente un elenco di tutta questa documentazione. Poi abbiamo il processo e le procedure di monitoraggio. Ricordo, il monitoraggio è svolto dal responsabile del monitoraggio attraverso un gruppo interno ed esterno e quindi dovrà svolgere una serie di attività secondo una descrizione, secondo un processo. E quindi questo processo deve essere chiaramente identificato. Quindi all'interno di un gruppo di monitoraggio dovrebbero essere state emesse e approvate una serie di processi e procedure. Quindi sicuramente il processo di supporto alla direzione lavori, sicuramente il processo di gestione degli SLA contrattuali, sicuramente il processo di verifica della rendicontazione del fornitore, che è uno dei punti fondamentali. Vedremo infatti la prossima volta il rapporto di avanzamento contrattuale, le analisi dei due principali indicatori del contratto, che sono lo stato avanzamento lavori, il SAL, e lo stato avanzamento dei costi, che è il SAC. Poi il processo di supporto al collaudo, se applicabile, perché non è detto che in tutti i contratti ci sia un collaudo o delle verifiche di conformità che hanno a che fare praticamente con utenti o con, diciamo così, i stakeholder esterni diversi dai commissari di collaudo, dai commissari che fanno parte della commissione di verifica delle conformità. Il processo di visite ispettive. Ora è importante che vengano svolte quelle che vengono chiamate visite ispettive per verificare l'assicurazione della qualità dei processi del fornitore. Che cosa succede molto spesso? È che nell'offerta tecnica ci troviamo di fronte al fornitore sta offrendo strumenti, processi e tutto quanto che sembrano, diciamo così, chissà che cosa, poi ci ritroviamo a fare che cosa? Ci ritroviamo invece con processi di sviluppo software che non sono esattamente quelli che ci aspettavamo, una serie di problematiche che nascono appunto dai processi del fornitore. Quindi le visite ispettive hanno proprio lo scopo di andare a verificare i processi del fornitore, che siano erogati secondo quanto è descritto nell'offerta tecnica, ma in generale rispetto a quelle che sono le norme di qualità del software, eccetera, che devono essere applicabili in questa situazione. Sicuramente il processo di gestione delle rilievi e delle non conformità e, se serve, il processo di supporto per le varianti in corso d'opera. Quindi, in generale, questo è un paragrafo che contiene l'elenco dei processi applicabili al contratto. È ovvio che un contratto di sviluppo software è diverso da un contratto per la fornitura, ad esempio, di servizi di gestione operativa CED e così via. Quindi ogni piano di monitoraggio è diverso. La documentazione applicabile, i processi applicabili possono essere diversi. E poi la parte di organizzazione e responsabilità. E qui c'è praticamente la descrizione di quali sono praticamente l'organizzazione messa in campo da che cosa? Sicuramente dall'amministrazione. Abbiamo detto che le figure fondamentali del governo di un qualsiasi contratto IT sono RUP, ufficio di supporto al RUP se applicabile, DEC e commissione di verifica di conformità. Ora, queste praticamente sono le interfacce della governance IT di un qualsiasi contratto. Lato monitoraggio ci sarà l'organizzazione del gruppo di monitoraggio di quello specifico contratto. Quindi chi è il responsabile di quel contratto? Chi parla con chi? Quali sono praticamente
le figure che si interfacceranno con il fornitore, chi invece si interfaccerà con l'amministrazione e così via. Quindi un paragrafo che descriva l'organizzazione. Ripeto, se avete esperienza di project management, vi ritroverete praticamente nel classico piano di progetto, dove si parla di organizzazione. Classica, ad esempio, nell'organizzazione è praticamente la matrice RACI, cioè la matrice che parla appunto di chi è responsabile di un'attività, chi è accountable di un'attività, chi invece è soltanto informato o chi invece è consultato. Questa potrebbe essere una visione sicuramente più semplice per poter applicare. È disturbato l'audio, leggo. Mi sentite bene? Ci sono problemi? Patrizia, Gianluca, mi confermate che si sente? Ah, ok. Mauro Milone, forse è un problema suo, non so, perché leggo che si sente bene. Non so che dire. Quindi, ruoli e responsabilità. Risorse. Ecco, qui le risorse sono quelle del monitoraggio, cioè quelle che sono applicabili alla tipologia di contratto. Quindi, sicuramente ci sarà un responsabile della pianificazione delle attività, il classico PMO. Ci sarà un responsabile per servizio, per progetto. Ci potrebbe essere un responsabile del supporto al collaudo, un responsabile delle attività specialistiche. Quindi qui vanno indicate quali sono le risorse messe a disposizione dal gruppo di monitoraggio all'amministrazione. Molto spesso in piani un po' più semplici, organizzazione e risorse si mettono insieme. In un piano, diciamo così, più generale, invece vanno separate. Poi ci sono le procedure di comunicazione. Ecco, qui andiamo praticamente sul concreto, cioè come l'amministrazione, il gruppo di monitoraggio e il fornitore dialogano. Ci sono praticamente dei canali che devono essere aperti. Ad esempio, qual è uno dei grossi problemi che si ha con il monitoraggio in alcuni contratti? È che il fornitore consegna all'amministrazione, l'amministrazione consegna al monitore, il monitore consegna all'amministrazione e così via. Questi processi possono andare bene in contratti piccoli. Cosa succede invece in grandi contratti? In grandi contratti dove la rendicontazione è mensile e ad esempio molte altre attività si svolgono, non dico settimanalmente, ma quasi, ecco, questo tipo di comunicazione potrebbe non essere la migliore. Quindi è importante identificare in modo chiaro quali sono praticamente i flussi comunicativi all'interno del contratto? Perché insisto tanto sulla modalità di comunicazione? Perché è importante stabilire un flusso chiaro. Uno dei problemi più, diciamo, che ho riscontrato in tantissime situazioni è che molto spesso la comunicazione rallenta. Che cosa succede quando la comunicazione rallenta? Vuol dire che, ad esempio, il gruppo di monitoraggio non può supportare in modo adeguato il DEC. Quindi l'approvazione, ad esempio, dei vari rendiconti del fornitore, dei vari SAL, potrebbero slittare, creando problemi, ad esempio, alla fatturazione. E quindi si crea un meccanismo perverso per cui le attività di monitoraggio vengono viste soltanto come un aggravio, non solo per l'amministrazione, ma anche per il fornitore. Quindi il fornitore non è contento o l'amministrazione di contro non è contenta, quindi si crea praticamente diciamo, un tappo, o meglio praticamente un cono di bottiglia. Quindi è importante che le modalità di comunicazione siano chiaramente identificate, ma siano il più possibile fluide. La gestione del rischio. Ora, la gestione del rischio, ripeto, dovrebbe essere il centro praticamente di qualsiasi attività di verifica e controllo. Se qualcuno di voi, ad esempio, lavora nel project management, sa che esiste il risk project management. Chiunque di voi lavora all'interno, ad esempio, delle norme ISO qualità, sa che esiste praticamente la gestione del rischio come il centro delle norme che hanno a che fare con, ad esempio, la qualità dei servizi, la sicurezza delle informazioni, eccetera.
È un'attività molto specialistica, è un'attività che purtroppo potrebbe creare molto aggravio, questo sì, all'amministrazione, perché è un'attività che non ha sicuramente all'interno dell'amministrazione una propria, diciamo così, copertura. Quindi noi l'abbiamo messa per adesso opzionale, ci riserviamo negli anni futuri, magari facendo dei webinar ad hoc proprio sulla gestione del rischio, proprio di introdurla. Ma la gestione del rischio per un contratto in realtà è fondamentale. Perché? Perché la gestione del rischio va a toccare quali sono i rischi che mettono praticamente in esposizione un obiettivo da non poter essere raggiunto. In modo molto semplice, se io devo fare un'applicazione che ha dei termini, che ha all'interno una qualità attesa e una, diciamo così, performance prevista, quali possono essere i rischi per i quali non raggiungerò l'obiettivo? Ecco, l'analisi del rischio è esattamente questo. È un'analisi del rischio finalizzata a supportare l'amministrazione nel verificare, non dico day by day, ma quasi, quali possono essere i rischi che man mano siamo all'interno dell'erogazione di un servizio, potrebbero impedire il raggiungimento degli obiettivi. Se aderite ad esempio alle convenzioni Consip, l'analisi del rischio la fa il fornitore, ma quell'analisi del rischio è un'analisi del rischio generica ed è soprattutto legata lato fornitore. Qui invece siamo lato amministrazione. Cosa vuol dire lato amministrazione? Vuol dire che io potrei fare il progetto più bello del mondo, potrei affidarlo al fornitore migliore del mondo, potrei avere l'applicazione più bella del mondo, ma non è quella che serve per raggiungere certi obiettivi. Quindi è sempre questo il problema. L'analisi del rischio è lato amministrazione nel raggiungimento dei propri obiettivi. Però ripeto, è un'attività abbastanza tecnica che rimanderemo poi a eventuali, sempre se c'è un interesse da parte dei partecipanti, a dei webinar successivi. Vincoli e dipendenze esterne. Ecco, qui entriamo invece proprio nel cuore, cioè come si costruisce la VBS di un contratto, o meglio, di un piano di monitoraggio. Il piano di monitoraggio è legato al piano di progetto del fornitore. Perché? Perché l'attività di monitoraggio, ad esempio il supporto alla direzione lavori, si basa esclusivamente sulle attività svolte dal fornitore. Vi faccio degli esempi. Il fornitore consegna una rendicontazione delle attività svolte ogni mese. Quindi le attività del monitoraggio sicuramente devono avere una VBS, cioè una particolare, o meglio, una particolare riga della VBS, che è verifica della rendicontazione del fornitore. Questa verifica della rendicontazione del fornitore è un'attività che ovviamente sarà ripetitiva, ma avrà un inizio e una fine all'interno, ad esempio, della rendicontazione di un dato mese. Quindi abbiamo dei vincoli, e anzi, scusa, abbiamo delle dipendenze esterne in questo caso. Quali sono invece i vincoli? Ad esempio, il contratto prevede che la rendicontazione del fornitore debba essere approvata entro 30 giorni dalla consegna, e questo diventa un vincolo. Ora, averlo strutturato in una VBS permette praticamente di identificare poi nel Gantt immediatamente quelli che sono i vincoli e le dipendenze. Ripeto, la dipendenza esterna è se il fornitore non mi dà il documento, io non posso analizzarlo. Il vincolo, il contratto prevede che l'amministrazione lo approvi, quel particolare rendiconto, entro 30 giorni, che vuol dire che le mie attività di monitoraggio devono essere sicuramente contratte in 20 giorni, per dare il tempo all'amministrazione di verificare quanto io ho fatto praticamente come analisi e approvare quindi la mia analisi e di conseguenza approvare quello del fornitore. Quindi, come vedete, il piano di monitoraggio nasce praticamente sul piano del fornitore. Per questo parlavo prima del piano di contratto, del piano generale di contratto, che non è il progetto dei fabbisogni lato Consip, è qualcosa di più strutturato, nella quale io ho una visione a 3-6 mesi, ed è qui che nasce la visione appunto del piano di monitoraggio a 3-6 mesi, sulle attività che deve svolgere il fornitore. È ovvio che il piano del fornitore può subire anche
5, 6, 8 rimodulazioni in un mese, in 2 mesi, in 3 mesi, di conseguenza lo stesso piano di monitoraggio può subire rimodulazioni con la stessa identica tempestività, cioè con la stessa identica cadenza. Quindi è importante che il piano di monitoraggio sia basato sul piano generale del contratto. Poi i deliverable previsti, cioè ogni amministrazione identifica in questa fase quali sono i deliverable che si aspetta dal monitoraggio. Ci sono alcuni che sono, diciamo, standard, che è ad esempio il rapporto sull'andamento del contratto, o rapporto avanzamento contrattuale, come viene definito adesso. Il RAC è un documento previsto per Agid ed ha una cadenza annuale. Deve essere fatto, ma non deve essere inviato se non su richiesta di Agid. Allora, il RAC in realtà è un documento generale che può avere anche una finalità diversa dall'invio ad Agid, ovvero è essenzialmente come sta andando avanti un contratto in un determinato periodo di tempo, ad esempio 6 mesi, un anno. Quindi questa è una visione, è una vista che può essere data e dovrebbe essere data all'RTD. Cioè, ma come sta andando questo contratto rispetto alla pianificazione che avevo fissato come RTD? Quindi abbiamo sicuramente il RAC, poi c'è la reportistica interna per l'amministrazione. Vi faccio l'esempio che abbiamo detto prima. Magari viene chiesto al gruppo di monitoraggio di verificare la rendicontazione del fornitore per dare praticamente certezza al DEC, che la deve approvare, che le attività si sono svolte esattamente come hanno detto il fornitore nei loro documenti. Quindi è una verifica, come viene detta, di primo livello. Che cosa succede? Quindi la reportistica interna per l'amministrazione dipende dalla reportistica del fornitore. Ci sarà una reportistica generale che ha a che fare appunto con lo stato avanzamento lavori e lo stato avanzamento dei costi, ma ci sarà anche una reportistica, ad esempio, se ci sono dei progetti. Perché? Perché ad esempio un progetto potrebbe avere delle tempistiche diverse dalla rendicontazione classica, potrebbe. Quindi c'è una reportistica che viene identificata a supporto dell'amministrazione che dipende dalle necessità della singola amministrazione. Sicuramente potrebbe essere utile avere i verbali di riunione o di SAL e quelli dipenderanno. Ad esempio, può essere previsto un SAL mensile prima dell'emissione della rendicontazione, un SAL bimestrale o addirittura un SAL settimanale, a seconda dei progetti. In passato mi è capitato per una grande pubblica amministrazione centrale di seguire un progetto che era considerato strategico per l'amministrazione con tempistiche molto strette, per cui il SAL veniva fatto puntualmente ogni venerdì. Quindi, tra parentesi, fare verbali di riunione, eccetera, è sempre complicato perché bisogna farli approvare da tutte le parti. Quindi capitava, ad esempio, che facevamo il SAL venerdì, il verbale era pronto per lunedì mattina, ma poi l'approvazione dello stesso verbale andava a finire la settimana successiva. Vabbè. Comunque, i verbali di riunione di SAL e poi la reportistica su collaudi, ispezioni, attività specialistiche, ad esempio il conteggio dei function point per un'applicazione software, oppure un'ispezione sulla sicurezza informatica, oppure il supporto a un collaudo per quanto riguarda i requisiti non funzionali, ad esempio le performance, i test appunto, i test di sicurezza e così via. Quindi il piano di monitoraggio identifica praticamente tutte queste tipologie di deliverable e ovviamente i criteri di verifica e accettazione, cioè quali sono i criteri con cui, ad esempio, il responsabile del monitoraggio accetta questo tipo di attività. Ci siamo? Questo praticamente sono per la parte dei deliverable. Poi c'è ovviamente, essendo un piano, la gestione delle ripianificazioni. Perché gestione delle ripianificazioni? Perché ovviamente, come abbiamo detto prima, il piano di monitoraggio è un piano che è soggetto alle ripianificazioni, non soltanto che dipendono dal gruppo di monitoraggio, ma anche dal fornitore. L'introduzione di un nuovo progetto ovviamente
fa cambiare il piano di progetto del fornitore, ma anche quello del monitore e così via. Oppure, ad esempio, alcune attività specialistiche vanno lunghe e quindi è necessario praticamente ripianificare la consegna di un dato documento. Quindi sono tutte situazioni che necessitano di avere una visione generale, cioè che cosa vuol dire e quali sono le motivazioni che portano a una ripianificazione. Poi entriamo alla fine in quello che più o meno conosciamo tutti, che sono la VBS e il Gantt. La VBS, vi ricordo, è il Work Breakdown Structure, ovvero praticamente la struttura delle attività secondo, ad esempio, degli indici e una descrizione generale, e poi il Gantt invece è la pianificazione economica, scusate, temporale, non economica, temporale delle attività. Quindi praticamente qui viene costruita sia la VBS che il Gantt sulle attività del fornitore, come abbiamo visto prima, e qui dà una visione generale dell'attività. Ricordo che un piano di monitoraggio dovrebbe avere una visione nel medio termine tra 3 e 6 mesi massimo, altrimenti ce li perdiamo. E qui infatti è praticamente come dovrebbe essere suddivisa la VBS, una pianificazione generale, l'assessment iniziale del contratto, la verifica documentale preliminare, ad esempio qual è il deliverable dell'assessment iniziale del contratto, ovviamente il documento di screening. Qual è praticamente il deliverable fondamentale della prima attività, pianificazione generale, ovviamente il piano generale di monitoraggio. La verifica documentare preliminare che porterà praticamente a un'analisi appunto delle attività, poi la verifica periodica del SAL e della qualità dei servizi, supporto al collaudo, le visite ispettive e ovviamente la chiusura del contratto. Quindi queste sono le macro attività che dovrebbero essere almeno indicate nella VBS, che dovremmo averle. Qual è la differenza tra un piano interno e un piano esterno? Essenzialmente che se abbiamo il supporto esterno di una società, al piano di monitoraggio ci aspettiamo di trovare il piano dei costi, cioè quanto mi costa l'attività. Ed è l'unica differenza che sussiste tra il piano generale di monitoraggio di un gruppo interno e il piano di monitoraggio di un gruppo esterno. Cioè tutte le attività che io chiedo al fornitore di servizi di monitoraggio ovviamente hanno dei costi. E il piano dei costi è il piano praticamente sul quale io poi dovrò andare a verificare se le attività sono state svolte e di conseguenza pagare. Quindi è il piano, essenzialmente, se questo fosse un fornitore, sarebbe il piano generale di progetto dove c'è l'indicazione dei costi per servizio, per attività e per progetti. Quindi questa è un po' la struttura del piano di monitoraggio. Allora, faccio un breve riepilogo su questo perché è importante un attimo concentrarsi su una cosa. Il piano di monitoraggio deve essere inviato ad Agid. Quindi, se un contratto rientra nella fattispecie prevista dalla circolare, allora deve essere inviato, vi ricordo, il documento di screening e il piano di monitoraggio. Come avevamo detto all'inizio proprio della nostra discussione, mi permetto di tornare un attimo indietro. Ecco qua, scusate. Il documento di screening deve essere inviato una tantum all'inizio contratto insieme al piano di monitoraggio. Esclusivamente la prima emissione, cioè noi non interessa vedere il piano di monitoraggio dopo, cioè per tutte le amministrazioni coinvolte nel monitoraggio, cioè che hanno dei contratti che rientrano nella fattispecie prevista dalla circolare, deve essere inviato a inizio contratto il documento di screening e il piano di monitoraggio. Detto questo, per le amministrazioni invece che entreranno nel campione che ogni anno Agid analizza e non verifica, ripeto, analizza, allora verranno richiesti ovviamente i RAC e i piani di monitoraggio, in modo tale da avere una visione completa di tutte le attività che sono state svolte. Ora,
È importante quindi che il piano di monitoraggio venga predisposto e inviato in una prima versione, quindi ripeto, la prima emissione. Perché questo? Perché quando viene identificato il campione, ad esempio il campione 2019-2020 è stato identificato utilizzando una serie di criteri che erano, ad esempio, ci devono essere pubbliche amministrazioni centrali, ci devono essere pubbliche amministrazioni locali, ci dovevano essere dei servizi che rientravano all'interno dei servizi core previsti dal piano triennale. Ma come facciamo noi a sapere se un contratto rientra o non rientra? Ecco qui il documento di screening che ci serve e il piano di monitoraggio per vedere come viene applicato. Quindi questi due documenti sono fondamentali proprio per l'identificazione del campione. E vi ricordo, è obbligatorio il loro invio. Quindi, se un contratto parte, diciamo, nella fine di un anno, inizio dell'anno successivo, allora l'invio deve essere fatto entro il 30 di marzo, cioè una volta disponibili i due documenti. Altrimenti, se è fatto da inizio anno fino, diciamo così, a luglio, abbiamo tempo fino al 30 settembre. Quindi queste sono le due date previste per l'invio di questa documentazione quando disponibile. È ovvio che se un documento di screening necessita di un'attività di un mese, 2 mesi, cioè se non ce la fate entro il 30 marzo, inviate entro il 30 settembre, non è un problema. Cioè queste date, ripeto, non sono, diciamo così, cioè sono sì prescrittive, ma fino a un certo punto. È ovvio che se il documento di screening non è pronto per il 30 marzo, lo invio a settembre, non è un problema. Cercate di evitare l'invio massiccio di documentazione praticamente senza soluzione di continuità. Questo sì, quindi cerchiamo di concentrarle entro marzo e entro settembre. Ok, l'ultima cosa sul piano di monitoraggio, e torno un attimo a insistere su quello che vi dicevo prima, è il parallelo con il project management. Un piano di monitoraggio è un piano di progetto, di un'attività specifica, che è il monitoraggio. Quindi non ha niente a che fare con le attività proprie del monitoraggio. Ripeto, è un piano che ha le stesse identiche caratteristiche di un piano di progetto. Non per niente la struttura è presa, se voi andate a vedere, da due metodologie di project management. Una è il PM Square della Commissione Europea, l'altro in questo caso è il PRINCE2. Nulla toglieva se prendevamo il template previsto dal PMBOK o da qualsiasi altra tipologia di project management, non cambiava nulla, comunque gli elementi erano sempre gli stessi. È ovvio che la struttura del piano noi l'abbiamo data e abbiamo messo a disposizione template, nulla toglie che l'amministrazione possa decidere di semplificare leggermente la struttura. Cosa vuol dire semplificare leggermente la struttura? Non vuol dire eliminare dei paragrafi, ma ad esempio sulla parte risorse e organizzazione si potrebbe fare un unico paragrafo. Questa vuol dire praticamente una semplificazione, ma non per nessun motivo, ad esempio, eliminare obiettivi del contratto oppure eliminare verifica. Ad esempio, scusate, torno un attimo avanti, oppure ad esempio la documentazione di riferimento, perché altrimenti si perde qualcosa. È importante, ripeto, una struttura generale, ripeto, organizzazione, responsabilità, risorse e modalità di comunicazione possiamo metterle insieme, perché comunque se un contratto è piccolo, l'organizzazione è piccola, quindi posso mettere tutto insieme, non è un problema. Posso non fare la gestione del rischio, ma vincoli e dipendenze esterne, deliverable previsti si possono anche mettere insieme volendo in un unico paragrafo, però la struttura in generale, per poter renderla il più possibile comparabile fra loro con le altre, ci teniamo che abbia, diciamo, questa struttura. È ovvio, ripeto, piccole situazioni possono semplificare la vita, però non per semplificare la vostra, ovviamente la complicate a noi, perché la comparazione, che è la cosa più importante delle attività che noi svolgiamo, è proprio questa: poter vedere il comportamento di amministrazioni similari per, ad esempio, dimensione, organizzazione, eccetera, come svolgono determinati tipi di attività. Allora, io ho finito, non ho visto domande, vediamo un attimo.
Non ho visto domande, è corretto, Sì, è Patrizia? corretto. Allora, non ci sono domande, ci sono stati i complimenti. Ci sono stati i complimenti per te perché appunto hanno reputato un'ottima lezione questa qui. Però se vuoi approfondire altri punti, diciamo che abbiamo ancora a disposizione una decina di minuti. Quindi decidi tu. Se intanto vuoi formulare le domande, altrimenti se vuoi, Andrea, puoi approfondire qualche aspetto che magari. Guarda, non ho da approfondire. Mi permetto, non so se il link si può vedere. È Quale? possibile proiettare Il il link link? delle Non tue slide? so se è possibile. Sì, Qui c'è un link attimi. all'interno delle slide. È possibile vedere il Sì, lo chiedo documento? Allora, come alle vedete, vi abbiamo nostre messo tutor dei link all'interno delle. tecnologiche, se lo possono aprire. Ok, perfetto. Sì, allora, quando voi scaricate praticamente il documento, troverete essenzialmente una bozza con queste, diciamo così, questi paragrafi e la loro, una breve descrizione. Ora, quindi ripeto, si consiglia di avere sempre praticamente, sì, sono attivabili, ma non sono visualizzabili il problema. Luigi Puzzone, il problema è proprio questo, nel senso che io non. Eccolo, Se anche ci clicco è sta attivo, ma non lo caricando posso vedere. E Bluetooth. infatti è Gianluca che lo può fare. Ok. Eccolo, perfetto, grazie Gianluca. Perfetto, come vedete qui praticamente avete il template di un piano di monitoraggio, come la struttura, ripeto, di un piano, come vedete, storia del documento, stato di approvazione. Questi ovviamente non li ho raccontati perché comunque fanno parte delle attività. E poi qui ci sono i vari paragrafi, come vedete come erano strutturati. Quindi, leggo un attimo, quindi per ogni contratto un piano di monitoraggio e per ogni piano un processo o procedura che il gruppo deve seguire. No, non è corretto, chiedo scusa Barbara Milani. Allora, processi e procedure sono generali e valgono proprio per il monitoraggio di qualsiasi cosa, cioè l'amministrazione dovrebbe definire delle proprie procedure, anzi dei propri processi e le relative procedure in generale per seguire le varie attività di monitoraggio. Poi ogni contratto per le proprie peculiarità dovrebbe avere praticamente un proprio piano di monitoraggio e di conseguenza quali sono le procedure applicabili, perché non è detto che siano applicabili tutte. Perché io potrei aver fatto un processo per il monitoraggio, ad esempio, dello sviluppo software, della gestione operativa di un CED e praticamente delle attività di consulenza, ma avere un contratto esclusivamente di gestione CED, quindi le altre procedure non sono applicabili, come ad esempio quelle di sviluppo software o di verifica dei requisiti non funzionali, eccetera. Quindi è importante che, ripeto, l'amministrazione abbia una serie di processi generali con le relative procedure e poi ogni piano va a caratterizzarsi sul singolo contratto. Ad esempio, qui torno un attimo indietro, su una cosa che mi chiede, per ogni piano, per ogni contratto un piano di monitoraggio, sì, sarebbe la cosa migliore. È ovvio, ad esempio, che se avete una procedura a lotti, si potrebbe fare un piano di monitoraggio unico per tutti i lotti, perché magari sono omogenei, hanno le stesse regole. Poi magari avete la fortuna che partono anche tutti insieme. Quindi si potrebbe avere, ad esempio, un unico piano, anche se noi consigliamo sempre di avere un piano per ogni contratto, però è ovvio che dipende sempre dalla situazione. Ripeto, il monitoraggio non è un aggravio delle attività che voi già svolgete, è finalizzato, diciamo così, a standardizzare e di conseguenza dovrebbe semplificare proprio perché è standardizzato una serie di attività. Quindi un piano per ogni contratto oppure un piano per ogni, chiamiamola così, procedura. Il piano di monitoraggio si applica a un contratto, ma se ho 100 contratti con di 50, come vedevo, è quello che stavo dicendo qua. Se io ho con l'in-house, il problema dell'in-house è sempre lo stesso. I contratti a volte sono, ad esempio, una lettera d'incarico, eccetera. Il piano di monitoraggio, in questo caso specifico, con l'in-house, potrebbe essere applicabile non tanto al contratto semplice, ma alla convenzione padre. Ecco, questa è una cosa di cui magari parliamo in una
seduta ad hoc, un webinar ad hoc. Perché? Perché il problema è che il contratto in realtà con l'in-house non è un contratto vero e proprio, cioè ciò che conta è la convenzione. Dalla convenzione scaturiscono gli atti esecutivi. Gli atti esecutivi sono sì contratti, ma praticamente io li potrei vedere nella loro totalità. Infatti, che cosa abbiamo detto noi? Che la soglia dell'in-house si applica praticamente al totale dell'affidamento che sto facendo all'in-house. Quindi, se io faccio, ad esempio, 100 contratti per un totale di 5 milioni, io devo monitorare tutti e 100 i contratti. Ci siamo? È ovvio che non li monitoro contrattino per contrattino, li monitoro a livello di convenzione. Attenzione a questo, anche qui non è un aggravio, perché vi ricordo che con l'in-house voi avete l'obbligo del controllo analogo. Quindi non è che mi venite a dire no, guarda, ma io questi controlli non li posso fare. In realtà li dovete fare, perché il controllo analogo è proprio questo, è il controllo praticamente del punto di vista della convenzione e come questa si applica all'interno praticamente dei servizi che eroga l'in-house per conto vostro. Quindi non è un aggravio, ripeto, in realtà è una standardizzazione di attività che già dovreste svolgere. E ripeto, anche qui, non, se ho 100 contratti con l'in-house, io non lo faccio a livello di contratto singolo, di singolo affidamento all'in-house, lo faccio a livello di convenzione. Quindi tutto quello che rientra all'interno della convenzione sarà praticamente un servizio, un progetto che vado a verificare. Anche qui posso praticamente anche fare una serie di attenzioni. Vi ricordo che se avete uno sviluppo software, io lo vado a vedere nel montante dello sviluppo software, non lo vado a vedere. Se sono pluriennali è la stessa identica cosa. Adesso ci arriviamo sui pluriennali. E quindi cioè, vado a vedere a livello praticamente macro, quindi il monitoraggio sarà a livello macro. Vi ricordo però che i collaudi sono obbligatori, i controlli sull'in-house sono obbligatori, quindi non è che stiamo andando a chiedere, ripeto, cose in più rispetto a quello che già la normativa prevede sulle vostre in-house. Allora, se i contratti sono pluriennali non cambia la situazione, perché comunque il piano di progetto avrà, io ho detto che la visibilità è 3-6 mesi, ma se c'è un contratto di 5 anni, io faccio un piano di progetto su 5 anni con visibilità di 3-6 mesi. Vi faccio degli esempi su questo. L'INAIL ha, ad esempio, praticamente contratti che sono triennali e quindi praticamente su quei contratti triennali svolge l'attività di monitoraggio. Analogo, praticamente il Ministero dell'Istruzione che sta facendo una procedura di gara per un monitoraggio di 5 anni, mette sotto monitoraggio circa 3 contratti pluriennali, tra i quali una convenzione, e praticamente una serie di contrattini, chiamiamoli così, che comunque sono sempre abbastanza grossi, e comunque ognuno di questi contrattini dovrebbe avere il suo piano di monitoraggio, fermo restando che proprio perché sono contrattini potrei avere un unico piano di monitoraggio che verifica tutti e tre. Il fatto che siano pluriennali non conta, cioè un qualsiasi progetto può avere una durata anche di 5 anni, 10 anni, non è un problema. Il monitoraggio si applica praticamente a tutta la durata del progetto. Ah no, scusate, allora è diverso. Se sono pluriennali, un conto. Allora, se i contratti vengono stipulati in anni diversi, quindi ci sarà un contratto per ogni anno. Ci sarà, scusate, un piano di monitoraggio per ogni contratto. Non è un. Allora, però, scusi, Alessandro Faticati, un attimo soltanto, perché penso di essermi perso qualcosa. Ma lei parla di un in-house o di un contratto con un fornitore tramite procedura di gara? In-house, ok, perfetto. Il fatto che ci sono contratti che vengono stipulati in anni diversi non vuol dire niente. Comunque c'è una convenzione madre che guarda pratica, che regola praticamente i rapporti tra l'amministrazione e la propria in-house. Questa convenzione ha una durata di 30 anni, 50 anni, non ne ho la minima idea a seconda di come è stata stipulata. Il monitoraggio lo si fa praticamente sui contratti e ogni anno lei fa un impegno praticamente con l'in-house, quindi ci sarà chiamiamolo un piano dei fabbisogni perché ogni in-house la chiama come vuole, cioè ci sarà praticamente un piano che ha l'impegno di spesa annuale. Se questo impegno di spesa annuale è superiore a 5 milioni di euro, si applica il monitoraggio su tutte le attività. Se nasce durante l'anno qualche altra cosa, oppure se un progetto scavalla da un anno all'altro perché
dura più anni oppure semplicemente dura 6 mesi ma sta a cavallo di un anno e l'altro, comunque il monitoraggio si applica. Il fatto che si chiuda un contratto e se ne aprano un altro non vuol dire che il monitoraggio non debba essere fatto. Anzi, paradossalmente, sull'in-house sarebbe anche più semplice, perché se vedo ogni attività come un progetto che nasce, la visione è quella che parlavamo l'altra volta del program management, di gestire tanti contratti come progetti, perché io ho una visione più alta, è proprio questa, quella sull'in-house è proprio il classico esempio. Quindi il monitoraggio lo potrei fare a livello di convenzione, quindi un progetto che mi nasce, io lo seguo. Poi quando quel contratto particolare muore, finisce, io vado a chiudere quell'attività con l'attività ex post prevista, ma io comunque continuo a fare l'attività di monitoraggio, perché ripeto, il bello, il vantaggio dell'in-house è che avete praticamente una visione pluriennale molto alta, con una serie di obiettivi che sono ben definiti in teoria in convenzione o negli atti esecutivi che scaturiscono dalla convenzione, quindi le attività possono essere eseguite con più facilità, perché le regole sono quelle della convenzione in generale. Poi ripeto, l'atto esecutivo, poi ripeto, ogni in-house è diversa. Ogni situazione è diversa, però la struttura di base è sempre la stessa. Allora, se ci sono altre domande, no, scusate, è finito il tempo, vi chiedo scusa se mi sono un pochettino allungato. Se ci sono domande, comunque ci sono i nostri riferimenti in fondo alla presentazione, vi ricordo il blog, anzi ve lo ricordo adesso Patrizia, il blog nel quale potete inviare le vostre domande offline, nel quale comunque rispondiamo. Quindi lascio la parola a Patrizia e la ringrazio. Vi chiedo No, scusa non se ti sono andato un pochino preoccupare, lungo. Andrea, perché tanto io ho pochissimo da dire, soltanto vi porto i saluti di Rosa Maria Barrese, che oggi non poteva essere presente per Agid, che è la referente di tutta questa linea progettuale per cui stiamo facendo queste attività formative. Vi ho riportato adesso in chat il link del blog che abbiamo su Innovatori PA, che vi consente qualsiasi tipo di attività in asincrono, cioè potete commentare, fare domande, rispondere in qualche modo, anche dialogare tra di voi una volta che il webinar è finito. Io vi do appuntamento al prossimo giovedì, che è il 7 ottobre, sempre dalle 14:30 alle 16:30, e vi ricordo che il tema sarà elementi essenziali per un corretto monitoraggio, il rapporto di avanzamento contrattuale. Quindi avremo modo di approfondire anche gli argomenti che sono stati affrontati oggi. Non ci si può più iscrivere, ma si può in qualche modo fruire invece delle registrazioni dei webinar già realizzati, sempre alla solita pagina di Eventi PA. Vi ringrazio e buon pomeriggio a tutti. Grazie per la partecipazione. Arrivederci.